conclude stasera una settimana di mobilitazione che si è svolta a Grosseto in occasione della campagna internazionale per l'abolizione della carne. Questa è la rivendicazione che portiamo in piazza questa sera. Questo tipo di manifestazioni si tengono 4 volte all'anno in diverse città europee. Stasera intendiamo portare all'attenzione dei numerosi presenti in questa piazza, in piazza d'Arte a Grosseto, alcuni dati. 31.710 ogni secondo, 1.902.588 ogni minuto, 1.000 miliardi ogni anno. Questa è una stima del numero di pesci uccisi ogni secondo, ogni minuto, ogni anno nel mondo. Per finire sui nostri dati. 2029 al secondo. 121.766 ogni minuto. 64 miliardi ogni anno. Questa è la stima del numero di vertebrati terrestri uccisi ogni secondo, ogni minuto, ogni anno nel mondo, per finire in un piatto, per soddisfare un capriccio umano. Oggi è impossibile nutrirsi senza rendersi complici di questo sterminio. Oggi è semplice ed economico esercitare una scelta etica e solidale verso le vittime dell'industria agroalimentare. Nutrirsi dei prodotti della terra senza uccidere. Divenire vegan oggi, ad esempio, significa assumere una posizione decisa e rivoluzionaria in opposizione all'olocausto imposto agli animali allevati e detenuti dall'uomo per scopi alimentari. Per animali quali i polli, i pesci, le mucche, i maiali, i conigli, i cavalli, la schiavitù non è mai finita. Per gli animali dai quali l'uomo estrae secrezione e carne, le vittime, l'incubo di nascere in catene è una realtà vivida e dolorosa, un'esperienza quotidiana che si ripete e che non lascia margini o vie di fuga per noi, per loro. Per gli aguzzini, un'attività tanto lecita quanto irrinunciabile. Ogni giorno contribuiamo con i nostri acquisti e con le nostre scelte al sistema che si poggia su tale immane afflizione, del tutto legalmente. A fronte di tale realtà chiediamo audacemente l'abolizione degli allevamenti, della caccia e della pesca. Chiediamo l'abolizione delle uccisioni degli animali per la loro carne. Perché la produzione di carne implica l'uccisione degli animali che vengono poi mangiati. Perché tutti loro soffrono a causa delle condizioni in cui vivono e in cui vengono messi a morte. Perché il consumo di carne non è una necessità. Perché gli esseri senzienti non devono essere maltrattati o uccisi senza una reale necessità. L'allevamento, la pesca e la caccia di animali per la loro carne, così come la vendita e il consumo di carne animale, devono essere aboliti. Il percorso verso l'abolizione sarà lunga, ma al tempo stesso inevitabile, fosse soltanto per ragioni riconducibili alla finitezza delle risorse disponibili in natura, a fronte dell'efferata opera di sfruttamento intensivo che la civiltà umana sta imponendo al pianeta e al resto delle popolazioni non umane che vi dimorano, impoverendone in modo organizzato la qualità e l'umanità. Le settimane mondiali per l'abolizione della carne hanno come scopo la promozione del dibattito politico intorno all'idea di abolire e di condannare la produzione e il consumo di carne di esseri senzienti, fatti nascere dall'uomo unicamente per soffrire, la vita miserabile, confinati nella condizione di solitudine, abbandono di mezzo, prima di finire uccisi dalla lama impetuosa del macellaio. La questione non si può però ridurre né alla tutela né alla
protezione degli altri animali. La questione è quella relativa al riconoscimento del loro inalienabile diritto ad avere spazi in cui esistere, spazi in cui vivere senza che questo debba accomodare esigenze o aspettative dei loro presunti padroni umani. In tutto il mondo 6 milioni di animali terrestri vengono uccisi ogni ora a scopo alimentare. Il numero degli animali acquatici uccisi è anche più elevato. Le cifre esatte le trovate sui pannelli informativi esposti in piazza stasera e sulla letteratura in distribuzione. Il consumo di carne causa più sofferenza e morte che qualsiasi altra attività umana, seppure non sia affatto necessario. Quella di stasera è un'iniziativa in adesione alla campagna per l'abolizione della carne, che si ripete ogni 3 mesi e che ha come scopo la promozione del dibattito politico intorno all'idea di abolire e condannare la produzione e il consumo di carne di esseri senzienti. Creature che come noi hanno la capacità di gioire e di provare dolore. Creature niente affatto inferiori a noi, ma soltanto diverse. Ma soprattutto, creature che non hanno i mezzi per sottrarsi al dominio dell'uomo, che non dispongono di rappresentanti che ne promuovano il benessere o che esprimano per loro rivendicazioni e istanze di liberazione. Il consumo di carne e derivati non è assolutamente necessario per il nostro benessere. Possiamo vivere e nutrirci in maniera sana, gustosa e completa attraverso l'utilizzo dei prodotti della terra, senza sfruttare, ridurre in schiavitù e uccidere nessuno. Molti gruppi a livello internazionale si stanno impegnando in questo momento per promuovere tale dibattito, per creare le condizioni affinché il nostro sguardo verso il mondo vivente, verso l'alterità animale, evolva con una prospettiva di pace, di considerazione, di amore e di compassione per tutti gli esseri viventi del pianeta e nel riconoscimento della loro integrità e dignità individuale. Forse non ce l'hanno insegnato a scuola, forse non lo dicono in televisione, ma siamo tutti terrestri. Siamo tutti terrestri. Siamo tutti equamente intitolati ad abitare le terre e i mari, indipendentemente dai ragionamenti mercantili e specisti di chi elabora e pone sulle comunità umane modelli di sviluppo erratici che producono ingiustizia e sofferenza, che si realizzano soltanto attraverso l'ausilio costante di pratiche connotate da violenza e sopraffazione ai danni dei più deboli, dei meno rappresentati, che siano queste persone umane o meno. Con le azioni come quella di stasera intendiamo non solo indurre le persone a riflettere e a cambiare conseguentemente le loro abitudini di consumo, invitandoli in questo modo a considerare la scelta vegan, ma desideriamo promuovere tale richiesta avvalorandone i presupposti su delle solide basi etiche attraverso un ragionamento per bandire legalmente la produzione e il consumo di carne animale, l'olocausto che da almeno 2 secoli di meccanizzazione e di raffinamento tecnologico dei metodi di allevamento e di sterminio ha causato un inimmaginabile carico di tormenti ai nostri fratelli. La carne non esiste, esistono gli animali. Gli animali non umani che vengono fatti nascere schiavi e spogliati di ogni diritto, di ogni attributo dall'oppressore umano, posto culturalmente da un'ideologia di matrice antropocentrica, più comunemente dal motivo economico, per trasformare in merce i corpi di queste creature, fatti poi a pezzi, da vendere, ripuliti dal sangue e impacchettati in maniera sterile, socialmente accettabile, affinché coloro i quali li consumeranno non facciano connessioni pericolose per il sistema. Un sistema che scoraggia e rinnega ad ogni occasione la possibilità che in quanto umani si possa rivolgere agli animali cosiddetti da reddito, un tipo di attenzione benevola, un'attenzione che conduca a un riconoscimento del loro status morale,
un'attenzione non motivata dal bieco utilitarismo che sta stravolgendo non solo l'ambiente e l'ecosistema che ci circonda, ma la stessa umanità, corrompendo in maniera irreparabile il tessuto delle relazioni che si basano e che si sostengono all'interno, dall'interno, corrompendo le comunità umane e la loro supposta civiltà. Gli animali non sono nostra proprietà, la vita senziente non è in vendita. Come vi sentireste voi se qualcuno più dotato di forza, bruta o maggiormente nelle condizioni di imporre la propria volontà a vostre spese, vi separasse dai vostri cari, vi rinchiudesse in qualche gabbia, vi avviasse al macello? Come vi sentireste voi? I campi di concentramento esistono ancora, si chiamano allevamenti intensivi. I campi di sterminio istituzionalizzati alla bruttura e all'ingiustizia, gli quali ci vorrebbero ciechi e insensibili, esistono. Si chiamano mattatoi. E ce n'è uno in costruzione alle porte di Grosseto, vicino Braccagni. Gli amministratori comunali hanno dato licenza di avvio per i cantieri di costruzione di tale struttura. All'interno di quel lago passeranno migliaia di animali ogni giorno, ben lontani dai vostri occhi, e finiranno fatti a pezzi nei supermercati, pronti alla vendita. Noi ci auguriamo che iniziative come questa rinforzino il movimento per i diritti degli altri animali nel corso degli anni a venire e ci avvalorino le giuste istanze per la loro liberazione dal gioco umano. Chiediamo a chi ci ascolta di aprire meglio le loro orecchie, a chi conosce già di prendere posizione, di aiutare senza voce e a parlare col loro conto. Questo è proprio ciò che vorremmo si facesse se ci fossimo noi stessi, i nostri amici, la nostra famiglia, la nostra specie, gli uomo commentario, i diffusi che accolgono l'unica dura, affogati nel sangue e nell'indifferenza generale di chi si trova fuori in relativa sicurezza. La sera vi invitiamo a guidare la vostra attenzione sulla questione etica rappresentata dalla schiavitù imposta in nome di una presunta superiorità di specie, quella umana contro tutte le altre. Vi chiediamo di prendere atto non solo come consumatori, ma anche come cittadini e come cittadine, che è necessario, che è urgente, cambiare non soltanto le abitudini alimentari che ci hanno inculcato in famiglia a scuola, ma che occorre diventare parte in causa, proprio come fecero quegli attivisti che lottarono contro la schiavitù, assumendosene rischi e responsabilità. Sebbene fossero una piccola minoranza, essi iniziarono boicottando le produzioni di zucchero provenienti dai campi degli schiavi, esprimendo così chiaramente l'idea che la schiavitù doveva essere bandita. È possibile vivere bene senza uccidere, senza delegare qualche allevatore o qualche macellaio ad ingaggiare in tale attività a nostro nome. È importante oggi richiamare l'attenzione sulla questione della carne, così da aprire il prima possibile un dibattito pubblico sulla sua legittimità, ovvero sulla legittimità di mantenere intatto il vile sistema di sfruttamento operato dall'industria agroalimentare, il quale, attraverso un'incessante propaganda, ci costringe a considerare quella carne come l'unica dieta adeguata cui aderire per rimanere in salute e per nutrire i nostri appetiti. Durante la settimana mondiale per l'abolizione della carne, conferenze, azioni di strada, volantinaggio e stand informativi sono organizzati in diverse località nel mondo, con lo scopo di diffondere l'idea. Di diffondere l'idea che il consumo di carne non si può giustificare da un punto di vista etico e che pertanto dovrebbe essere proibito allo stesso modo in cui fu proibita la schiavitù umana a suo tempo.